Una delle varianti che trovo più carina quando possiamo lavorare con punti, con manopola e tasti tac è anche unire diverse schede. Dà sempre, diciamo, un effetto un po' particolare, indipendentemente dal colore, dalle schede che si possono usare. Ho provato a fare questo piccolo esperimento, chiamiamolo così, di campionatura per un cardigan che avevo in mente e utilizzo un filato adatto alla seconda frontura con tutti gli aghi, nel mio caso due cavi di 2 e 28 e un capo extra finissimo di cotone. Perché? Perché è molto morbido questo filato, avevo paura che mi cedesse, quindi cerco di dare un sostegno al filato per renderlo leggermente più compatto perché è un cardigan. Mi servono soltanto una lavorazione con tutti gli aghi e due schede che inserisco anche nel sito oltre che nel video. Una scheda lavorabile con tasti tac in doppia frontura e un'altra scheda lavorazione con manopola. E ora vediamo come ottenere l'effetto. Realizzo alcuni fili in tubolare. Tolgo i tasti preposti al tubolare, faccio un giro con le maglie strisce, ovviamente levetta, spero che si veda, su H, aghi frontali, mai dimenticarlo. Dopodiché inserisco il lettore scheda, su ogni macchina si può tranquillamente inserire il proprio lettore scheda, la scheda è bloccata, porto a sinistra. E premo i tasti tac. Questa di scheda ha una particolarità. Devo lavorarla con lo spostamento di manopola. Quindi i tasti tac restano inseriti, mentre la mia mano va sulla manopola. Quindi non dovrò più toccare i tasti, ma giro di verso sinistra verrà fatto a 5 come abbiamo iniziato. Dopodiché mano sulla manopola, spero di riuscirci, e porto a 4. La frontura si sposta, notare, di un grado. E faccio il giro di ritorno, giro di andata, sposto ancora la frontura, va a 5, quindi il giro di verso sinistra a 5, ritorno a 4, quindi non facciamo altro che lavorare questa scheda di cui non ci occuperemo più, semplicemente spostando la manopola e otteniamo chiaramente questo effetto falso. Spinato, chiamiamolo così, abbastanza evidente, crea un disegno, diciamo, molto bello, molto particolare. Se vogliamo inserire immediatamente l'altra scheda, possiamo anche andare, direttamente sempre a 5, quindi dalla parte sinistra, lasciare inserito e chiaramente riportiamo indietro manualmente le maglie perché io devo cambiare la scheda, voglio inserire l'altra che mi fa motivo e mi trovo nelle condizioni di avere di nuovo la messa in posizione della seconda scheda. Inserita la scheda, ovviamente qui non serve più la manopola, ma l'importante è essere fermi su 5 come cursore. Quindi da sinistra verso destra seleziono gli aghi, inserisco, o meglio erano rimasti inseriti i tasti tac, e a questo punto proseguo con la lavorazione. Non sposto più niente, non faccio altro. Chiaramente quando vogliamo inserire l'altro motivo, io uso questa scheda in traforato doppia frontura perché creerà motivo.
Logicamente, quando vado a inserire la seconda, non faccio altro che togliere la scheda e reinserire l'apposita scheda per fare di nuovo la parte. Poi chiaramente giocheremo o giocherò, non lo so ancora come, però era molto bello l'effetto. Mi piaceva condividerlo in un video perché lo trovo sempre molto particolare quando possiamo utilizzare lavorazioni che si prestano per, diciamo, per tasti e per scheda, perché chiaramente un altro tipo di lavorazione senza i tasti TAC non avrei avuto la possibilità della lavorazione sequenziale. Il rovescio è molto pulito, molto semplice, perfetto per un cardigan, così posso avere interno ed esterno diciamo perfettamente rifiniti.